Buongiorno, buongiorno. 167-255-109, il numero verde di Video Zorro. Ieri non è stata aggiudicata nessuna cravatta, nessuno ha indovinato con precisione la multa che ci sarebbe da pagare per evitare la vaccinazione obbligatoria anti-epatite B per i ragazzini che devono fare l'esame di terza media. Oggi ci spostiamo su un altro territorio. Come avrete visto, è di territorio proprio il caso di parlare, perché come avete visto nella presigla parliamo di fisco, di ICI, di rendite catastali e di rapporto equità e logica nell'amministrazione delle finanze. Materia difficile, penserete, in parte, e vediamo se il quiz la rende più agevole. Vince una cravatta di Zorro originale che non si trova naturalmente in vendita, con tanto di Z, in vari colori, naturalmente sceglierà il colore. Vince oggi la cravatta di Zorro chi indovina uno dei tre comuni, pardon, dei tre capoluoghi di provincia che hanno una ICI, cioè un'imposta comunale sugli immobili, più alta in Italia. C'è un podio, il primo, il secondo e il terzo posto. Mi basta che ne azzecchiate uno dei tre. Va bene, non voglio manco sapere se sapete che è il primo, il secondo e il terzo. Ce ne sono tre, un primo, un secondo e un terzo. Capoluoghi di provincia, insomma, avrete delle sorprese poi se lo sapete. Quindi passatemi le telefonate appena arrivano. C'è in palio la cravatta, cercherò di aiutarvi nei limiti del possibile. Voi sapete che i buoni conduttori aiutano, qualche volta informano loro malgrado. Allora, ho qui in linea, qui in studio Roberto Prioreschi, che sulla vicenda ICI e rendite catastali ormai è una specie autorità, perché è tanto tempo che ci si dedica, vero Prioreschi? Nel 1993, quando è venuta fuori l'imposta ISI, che è trasformata poi in ICI, è proprio in quell'occasione che io mi sono reso conto, facendo alcuni calcoli di imposta, di alcune cose abbastanza abnormi. Ecco, io ho usato il termine ingiusto, che naturalmente da virgolettare, abnormi, cioè che contrasterebbero con la norma. Abbiamo cominciato il programma con la citazione di due articoli della Costituzione italiana, scusate se poco. Sentiamo le prime telefonate. Pronto? Pronto? Pronto, sì. Sì, buongiorno, con chi parlo? Sono Maria Pia. Da dove chiama Maria Pia? È dalla provincia di Bari. Dica, secondo lei? Napoli. No, mi dispiace. Poi mi passerete un'altra telefonata. Nel frattempo presento anche il secondo ospite, che è Franco Molinari, dirigente del Catasto Fabbricati, Ministero delle Finanze. Vi do alcune informazioni. Le riscossioni per il 94 dell'ICI sono state di poco superiori ai 14.000 miliardi e per il 1995 il dato provvisorio è di 14.500 miliardi, quindi una manovrina, la consistenza di una manovretta già sensibile. Curioso, Molinari, noi abbiamo chiesto anche i dati IRPEF, già che c'eravamo sui fabbricati. I dati IRPEF a disposizione del Ministero delle Finanze risalgono solo al 91 e parlano di 21.000 miliardi IRPEF fabbricati 91 su 17 milioni di contribuenti. Come mai avete gli ultimi dati, sono del 91? Ma che fate lì al Ministero di questa IRPEF? Ma innanzitutto il problema dell'IRPEF è un problema strettamente impositivo. Sì, ma adesso io vorrei, la domanda è molto precisa, vorrei sapere perché avete come ultimi dati quelli del 91, siamo nel 96, un ministero prestigioso come il vostro. Non si sa. Vabbè. Non si sa perché non dipende dal mio dipartimento. Ho capito. Non dipende dal mio dipartimento. Va bene, un'ottima risposta. C'è un'altra telefonata per il quiz, se no vado avanti a spiegare la vicenda con Prioreschi. Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Da Roma chiamo. Da Roma chiama e si chiama? Assunta. Assunta, dica. È Roma? No, no, vabbè. Mi dispiace, niente cravatta. Però adesso sapete che non è Roma al vertice delle cose, che non era l'altra, qual era l'altra città che c'era stata data? Napoli, non è né Roma né Napoli. Guardate che parlo di capoluoghi di provincia, per esempio potrebbe essere, lo dico perché non è così vaiuto, Cesena. Ecco, non è Cesena, potrebbe essere, ma non è. Allora, Prioreschi, torniamo a lei. Qual è l'aspetto che la colpisce di più? No, io praticamente sono... L'abnormità delle valutazioni, cioè... L'ICI per due negozi. Sì. Uno che è a Campotizzoro e sfido qualcuno a sapere dove sia questo paese. Sì. E uno che è a Prato e penso che tutti sappiano dove è Prato. La rendita catastale misura naturalmente i metri quadri di un per il negozio di Campotizzoro di 52 metri quadrati, va bene, io pago 954.720 lire di ICI al 1993.
per il negozio di Prato di 64 metri quadrati pago 452.869. Vorrei precisare che Campotizzoro è nel comune di San Marcello, che ha 7.600 abitanti. Ugualmente, cioè, lei in soldoni ci sta dicendo, e sta dicendo a chi ci segue da casa, che è invertito, dovrebbe essere il contrario come logica. Adesso poi lo chiederemo all'esperto del caso. Vediamo il filmato su Campotizzoro. Dov'è esattamente Campotizzoro? Campotizzoro, comune San Marcello, provincia di Pistoia, a mezza strada fra Pistoia e l'Abetone. Va bene, vediamolo. Senta, lei qui ha un negozio, e che rendita catastale ha al metro quadro? Dunque, la reddita catastale è 66.500 lire il metro quadro. Allora, senta, io vedo che qui Folgheria, per un negozio simile, come rendita catastale ha 45.900 lire al metro quadro. Com'è questa questione, secondo lei? Ma a me mi sembra un'assurdità. Perché pagare tutti questi soldi a Campotizzoro mi sembra una cosa assurda. Senta, ma qui ci sarà tanto turismo, evidentemente. No, non è Maresca, non è Cavinana. Ecco, è un paese così. Senta, lei ha mai provato ad andare all'ufficio del catasto a Pistoia a reclamare, a chiedere spiegazioni? No, perché tanto da sole non si ottiene nulla. Ci vorrebbe una protesta generale, perché penso che nelle mie situazioni ci siano tutti gli altri. Senta, il suo commercialista le ha dato qualche indicazione? No. Insomma, e quindi per un cittadino che cosa rimane da fare? Pagare e basta? Purtroppo sì. Purtroppo ci rimane altro che pagare. Va bene, di nuovo in studio, ci sono telefonate per il Quizzoro, insomma, che non si confonda con Campotizzoro. Abbiamo visto che non tornano i conti, o almeno sembra che non tornino, poi sentiamo Molinari. Pronto? Chi è in linea? Pronto? Sì. Salve, mi chiamo Ines, chiamo da Olbia. Come Ines? Sì. Bene, tutte donne, d'accordo, Ines. Che nome mi fa lei? Io credo che sia Olbia. Non è Olbia, mi dispiace. Non è Olbia, e guardate, io adesso approfitto, come al solito, da conduttore buono, non è in Sardegna, quindi cominciamo a isolare dei capoluoghi di provincia. C'ho un'altra telefonata prima di passare a Molinari. Sì, pronto? Sì, pronto? No, caduta la linea. Me la ripasserete. Molinari, senta, sì. Ma già questo primo dato, ma in base a che cosa ci si regola per Folgaria in un modo e per Campotizzoro, ignorata località in provincia di San Marcello, di Pistoia, insomma, ecco. Sì. Cioè, noi come amministrazione siamo pienamente coscienti dell'esistenza di queste anomalie. Non è un fatto nuovo, ma era insito già nel meccanismo instaurato all'epoca. Mi spiego. All'epoca l'amministrazione aveva sempre richiesto che fosse fatta una doppia, diciamo così, operazione: la revisione degli estimi, che involve appunto le tariffe, sì, e la revisione del classamento. Il classamento significa, lo dico per non addetti ai lavori, cioè per tutti, perché qui diciamo, che sì, sappia revisione che del classamento, il classamento è uno su un milione. La revisione del classamento, lo diciamo anche, sì, diciamo, con termini piuttosto semplici. La revisione del classamento si intende, avendo a disposizione le varie tariffe, dare le tariffe più appropriate. Quindi lei mi sta dicendo all'epoca, che in questo invece, momento è iniqua la cosa? È iniqua per vari motivi, perché all'epoca, lo ripeto, all'amministrazione fu consentito di fare soltanto la revisione delle tariffe. E che perché? Perché così, volontà voluto. Che... Ma come se... Ma senta, io sono affascinato, sarà che sono un pochino coinvolto dalla trasmissione che prima di noi parla di paradisi, di purgatori, sì, per cui è metafisica in qualche maniera, ma è metafisico pure il fisco, come sarebbe, qualcuno ha voluto? Diciamo, ma... chi decide queste questioni? Sentiamo le risposte al quiz. Chi è in linea? Pronto, Clara da Venezia. Dica, Clara. Sì, io dico Venezia. No, non è Venezia. Ma adesso tutti quelli che chiamano da quel posto pensano che sia il proprio. E beh, una statistica strana, curiosa. Ma vede, poi dice come mai gli italiani in parte evadono le tasse. Sì, sarà un discorso certamente di responsabilità di chi le evade, ma si metta nei nostri panni. Che immagine diamo a chi ci ascolta? Non si capisce nulla. Non c'entra lei, Molinari, non mi dica che lei è innocente. Sono sicuro che lei pagherà le tasse. Lei le paga le tasse? Sì o no? Credo. No, credo, non mi basta. Rientriamo adesso nella metafisica del forse, fiducioso. Non le paga. Io le pago. No, forse le paga. Vediamo il filmato sull'Abetone, via, che così ci tiriamo su.
Allora, signor Tiziano, anche qui c'è un problema di rendita catastale, mi sembra. Qui siamo nel comune dell'Abetone e abbiamo anche qui dei valori alti come indici catastali. Abbiamo dei valori praticamente assurdi. Il più alto che le classi, una classe catastale di un fondo commerciale, abbiamo la classe C19, che è la massima, che ha un valore di circa 9 milioni e 3 al metro quadro. Un valore praticamente assurdo, fuori da ogni logica commerciale. Senta, mi ha detto che avete provato a fare qualche cosa col Ministero delle Finanze. Abbiamo, mi sembra, ora non, qui non ho dati precisi, comunque a fine 93 abbiamo fatto ricorso mediante il Comune. La nostra associazione con i vari commercianti hanno fatto richiesta, ha spinto il Comune a fare ricorso e abbiamo fatto ricorso e la risposta non è stata accettata. È una cosa inaudibile perché questi sono valori veramente fuori da ogni logica, diciamo. Allora, abbiamo appena visto, per merito dei servizi di Alberto Perini, abbiamo appena visto come ultimo dato che a Desenzano sul Garda si paga un terzo, no, di rendita catastale dell'Abetone. Molinari, ma perché? Secondo me i raffronti... Perché l'Abetone c'ha più reddito, no? No, il contrario. L'Abetone, che comunque, senza voler dire niente di anormale, l'Abetone è una bellissima zona turistica. Sì, sì, ma le assicuro che l'Italia è un grande paese, è bello, innanzitutto variato. Innanzitutto bisognerebbe parlare in termini relativi. L'Abetone forse, io dico, pagherà anche troppo, però i raffronti vanno fatti in termini omogenei. Senta, avrà notato, Molinari, perché a lei non le sfugge quasi nulla, avrà notato che le telefonate che arrivano da casa fanno sì che se uno chiama da Venezia, indica Venezia come supposta. Ognuno gli pare da te. E che vorrà dire questo, secondo lei? Che non c'è certezza dell'equità fiscale e grande confusione di informazioni. Sentiamo se c'è qualcuno che risponde al quiz. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io chiamo dalla Calabria. Sì? E vorrei salutare tutti voi, mi chiamo Maria. Dica, Maria. Senta, mi potrebbe ripetere la domanda? Ripeto la domanda, Maria. Allora, qual è, e ce ne sono tre, ci sono tre possibilità perché c'è un primo, un secondo e un terzo posto. Qual è il capoluogo di provincia che in Italia paga più di aliquota ICI, imposta comunale sul... Che ha la maggiore aliquota. Che ha la maggiore aliquota ICI. Io che ho detto? Maggiore imposta. Non è la stessa cosa. Maggiore liquida, pardon. Un aiuto non si può avere, ovviamente. Che le conto i fagioli, quella era un'altra persona, brava, bionda, ma non sono io. Dica. Vabbè, intorno, insomma, settentrione, vediamo un po'. No, mi dispiace, non ci siamo. Riproveremo, guardi, tutti i giorni faremo dei quiz diversi, quindi. Sentiamo se c'è qualcun altro in linea, pronto? Pronto? Sì. Sono Lorenzo Gabriele, da Zano San Paolo, in provincia di Bergamo. Di anni? 10. Complimenti. Allora, che ne pensi, Gabriele? Qual è il capoluogo di provincia? Per me Milano. Per me? Milano. Non è Milano. Grazie, Gabriele, undicenne. Andiamo avanti. Molinari, senta, io vorrei uscire da questa breve trasmissione con, non dirò più certezze, ma meno incertezze. Cioè, vorrei capire qual è la logica a questo punto, oggi, nell'aprile 1996, in base alla quale un comune paga un'aliquota superiore a un altro sull'ICI. No, vorrei un attimino fare una precisazione proprio anche nella terminologia, proprio perché mi è sembrato che molto pertinente l'osservazione della... ascoltatrice che ha chiesto appunto di riformulare la domanda. L'ICI è un'imposta che viene fuori dalla moltiplicazione di un valore catastale, perché si parte dalle rendite catastali, si risale automaticamente al valore, e però per arrivare all'imposta, ecco il termine esatto, bisogna moltiplicarlo per l'aliquota, che non la dispone il Ministero delle Finanze. L'aliquota è un fattore che viene formulato con una delibera comunale. Ecco, quindi voglio dire, ammesso e non concesso, che io lo ammetto che ci sono delle sperequazioni, però l'aliquota è un elemento importantissimo. I comuni che hanno ritenuto, io dico solo faccio questa affermazione, quindi che hanno ritenuto la responsabilità che, non è del Ministero delle Finanze, ma dei comuni. Che l'aliquota, se era bassa, poteva ridurre in proporzioni molto più diciamo accettabili l'insieme dell'imposta. Senta, stessa. In soldoni, se il reddito è più alto, l'aliquota è più alta oppure no? No. Non c'è proporzionalità, l'aliquota è una scelta indipendente del comune. Vuole aggiungere qualcosa, Prioreschi? Devo aggiungere questo, ha ragione il tecnico del Ministero su quello che sta dicendo. Io sto dicendo questo però, che le rendite catastali del mio comune e del comune di Abetone sono
esagerate rispetto alle rendite catastali. Se parlo di San Marcello, è impossibile che io a San Marcello prendo l'aliquota massima della categoria negozi e ho 141.700 lire e prendo l'aliquota massima del negozio a Prato e a 120.000 lire. Oh, chi le fissa queste aliquote? Il catasto. Io ho scritto, riscritto, allora scritto anche al Presidente della Repubblica, qui nessuno risponde. Ho scritto al difensore civico, che anche lui accetta quello che io dico. Ma nessuno risponde? Non risponde nessuno. Mi scusi, eh? Prego. Poi, prego. Sul discorso delle aliquote, e lì viene fuori il discorso della Costituzione. Sì. Allora, lei bisogna che mi faccia leggere due cose. Dipende Courmayeur, da quanto sono lunghe. 1993, sì. Le faccio breve. Sì. Courmayeur, 4 per 1000. Sanremo, 4 e mezzo per 1000. Lerici, 4 per 1000. Porto Venere, 4 per 1000. Fiuggi, 4 per 1000. Eboli? Eboli? Famoso per 6. Se lei prende tutte le località famose d'Italia, il ministero, se lei prende tutte le località, per lei l'importante è che non le fissi il ministero, dice, quindi io che c'entro? No, no, andiamo avanti, ho capito Molinari, se lei prende tutte le località famose in Italia, sì, hanno aliquote basse, perché? Se lei prende, glielo spiego, se lei prende tutte le comunità, i comuni di montagna, sì, hanno aliquote alte, perché? Ma quindi c'è perché una sperequazione nei confronti, è inversamente proporzionale alla ricchezza del comune. Quindi per le comunità montane c'è una sperequazione. Ma dipende dalla stessa comunità montana. Ma è una cosa molto semplice. Però volevo, se mi permette, dottore. Molinari, aspetti un momentino. A meno che lei non sappia quali sono e voglia vincere la cravatta, devo passare una telefonata sul quiz. Pronto? Un secondo, poi chiudiamo. Pronto? Buongiorno, sono Fulvio, chiamo da Genova. Dica. Genova per me. Va bene, ha vinto la cravatta, Fulvio. Grazie. C'è grandi applausi in studio. Dunque, questa cravatta le spetta, Fulvio. Poi sì, le sarà naturalmente fatta arrivare dopo la trasmissione. Dunque, al primo posto c'è Potenza, che paga un'aliquota del 7 per 1000. Al secondo posto c'è Salerno, che paga un'aliquota del 6,4 per 1000. Al terzo posto c'è Genova, e di qui Fulvio che vince la cravatta, 6,2 per 1000. Molinari. Sì. Ma pensi chi ha ascoltato questa trasmissione, ma che deve capire sul fatto che c'è un'aliquota diversa, Potenza, Salerno, Genova, realtà diversissime, reddito diversissimo, e che cosa vuole che capisca dall'elenco di località famose che ci ha appena fatto Prioreschi, con in mezzo Eboli che paga un'aliquota più alta? Ma non torna a niente, Molinari. Gli spieghiamo un attimino. Sì. Stavo ripetendo. Lei parli che ne c'è un problema, poi... c'è un problema di perequazione che non è fuori di dubbio. Mm. Però la perequazione, lo ripeto ancora, non si poteva, diciamo così, provvedere allora, attraverso adesso le veniamo al infatti dubbo, l'amministrazione adesso io adesso gli parlo un attimino dei sì, fatti futuribili. Mm. L'amministrazione sta cercando di provvedere, finalmente farà una revisione contemporaneamente degli estimi e una revisione del classamento. Sarebbe ora, in cui si possa perequare. Sì. Perequiamo, dice Molinari, del Ministero delle Finanze. Perequiamo, qualcosa resterà. Ecco, dica. Però, diciamo, l'ICI come imposta nel suo complesso dipende anche dall'atteggiamento che hanno i comuni, sì, vale sì, a dire sì, perché dalla fattore, ricchezza dei comuni. Questo l'abbiamo detto, comuni, ricchezza. Allora, più un comune è ricco, meno fa pagare. Più un comune è povero, più fa pagare. È qui che non torna con la Costituzione. Non solo, capito? Le dico di più, Prioreschi, forse lei non se ne rende conto, ma a casa hanno avuto una lezione di educazione civica, naturalmente riferita al fisco e alle finanze, che dimostra come in questo paese veramente si debba fare un passo avanti, perché sennò è inutile continuare a lamentarci chi evade o non evade. Questa è materia molto seria. L'appuntamento è per domani con un altro quiz, naturalmente.